Buongiorno a tutti. Buongiorno da casa della Zaffemi. Io sono Gabriele. E io sono Sara. Oggi vi presentiamo dei giochi che in collaborazione con la ditta Goliath che abbiamo scelto per i nostri ragazzi. Questo. Numero 1. Red Light. Allora, Green Light. Red Light, Green Light. 1, 2, 3. È l'ordine esatto con il quale tutti i giocatori dovranno scartare esattamente le carte che avranno in possesso. Quindi se dopo il red light voglio mettere l'uno, non posso, devo mettere il semaforo verde. Il primo che, seguendo questa sequenza, finirà tutte le sue carte, avrà vinto. Bello, questo so già che ci divertiremo un sacco. Bellissimo. Il secondo, sparane 5! Non in testa, eh? Allora, sparane 5 avete già capito che cos'è. Chi ha la nostra età ci giocava quando eravamo ragazzini, perché ti ricordi? 5 non è facile. Ti ricordi cose, città, nomi, persone, animali. Ogni fatto e cose puramente casuali. Ah, no, quello non c'era. C'era 5 nomi di città, di animali, ti ricordi? Quello era facile. Questo è molto molto divertente. Sì, e poi sarà un pochettino più difficile. Dunque, vi leggo la descrizione. Se elencare 5 cose che possono far starnutire, per esempio, oppure il papà della televisione e 5 videogiochi, frutti o verdure che iniziano con la lettera A, sparare 5 è il nuovo stravolgente il gioco Google. Di società che fa... No, non si può usare Google. Che ti fa domande facili, quelle che sanno tutti. Certo, però sicuramente sapresti nominare un cantante pelato, magari ne sai anche nominare 2, ma ne sai nominare 5. E la stessa cosa, per esempio, per, adesso non mi viene in mente, no, qui sono finiti gli esempi, per, fammi un esempio, un po' difficile, per videogiochi ne sapresti. 5 allenatori. Appunto, cioè quindi le categorie aumentano con maggiore difficoltà. E poi anche divertenti, perché 5 cantanti pelati ti devi concentrare pelati, sul fatto che siano pelati. Pelati. Cioè, insomma. E poi passiamo al Nescue. Allora, super smooth, super fast. È agevolissimo nel suo assemblaggio, nel suo spostamento. Ragazzi, il record, the world record è 3 minuti e 47 secondi. Allora, c'è un algoritmo dietro, è tutto sì, un algoritmo. È vero. Sembra facile dirlo. Chi si sbaglierà e inizierà a mischiarmelo tutto, a quel punto lì me lo deve rimettere tutto. No, però c'è proprio anche un sito dove... Anche la Goliath mi sembra proprio che offra questo servizio, dove ti aiuta poi a ricomporlo per imparare più velocemente a fare la combinazione. Ah, rullo di tamburi! Ultimo, ma non per questo meno importante, Stuff Happens! Questo l'ho tenuto alla fine. Quello perché, ragazzi, della questo sfortuna. È il gioco della sfortuna. Allora, ve lo leggo. Lo tengo così voi lo potete vedere meglio. Il gioco della sfortuna, diciamoci la verità, le cose brutte succedono a tutti, vero? Quindi tanto vale farci una risata sopra, che è proprio il nostro motto. E lì riuscire a riderci sopra. Su queste carte leggerai delle situazioni veramente disastrose e dovrai riordinarle. Per esempio, gambe storte, è meglio o peggio di perdere tutti i capelli? È peggio che puzzare di una scorreggia per tutta la vita? Oddio! Classifica le carte e se il nostro sfortunometro concorda con te potrai tenerla. Classifica correttamente 10 carte e avrai vinto. Non vedo l'ora di giocarci. Ovviamente concludono. Allora, perché sei ancora qui a leggere la scatola? Compra il gioco e vai a giocare! E non fare troppe puzzette, mi raccomando. Allora, questi giochi, 4 giochi Goliath in collaborazione con questa ditta meravigliosa che tra l'altro permette anche a tutti quanti di poter fare regali e acquisti semplici, perché comunque mantengono davvero un costo e una qualità del gioco davvero notevole. Adesso belli, facciamo belli. I pacchettini e li mettiamo sotto l'albero. Ciao a tutti, buon Natale, buone feste. Ciao, ciao, ciao. Ciao dai Lazza Family.